Tutto bene? Buongiorno, buongiorno, buona domenica. È domenica, giusto oggi? Sì, pensate come sono messa. Sì. Buona domenica, buona domenica. Ciao, ciao. Però Marluxia, allora, sta usando un bellissimo adesivo di un gattino, però abbiamo l'adesivo. Ah, Sabaku che arriva carichissimo. Dicevo, abbiamo pure l'emoticon del canale. Usate il gattino del canale. Salve, salve. Passato un carbuncle. Buongiorno, buongiorno. Come va? Come va? Come va? Allora, non so se ci credete, se siete in grado di crederci, ma oggi potremmo persino giocare. Non so se mi spiego. La volta scorsa abbiamo fatto penso 45 minuti di personaggio, però questa volta ci concentriamo e vediamo di andare un po' avanti, che qua siamo a livello 7, siamo scarsi e dobbiamo iniziare a diventare, cos'è che ci avevamo detto alla Gilda, un tornado di morte, una cosa del genere. Guardate, guardate il tornado di morte, guardate come siamo pericolosi con la nostra scetta. Guardalo. Ah! Allora, Ugo, prima di proseguire, dobbiamo fare una cosina. Ovvero, aprire tutte le letterine che ci sono arrivate. Luconio? Sì, Luconio avrebbe fatto più ridere, però è comunque un gioco di parole. Perché comunque Lucanio, se lo dici velocemente, sembra Luconio. Vedo che qualcuno ha capito. Allora. Ogni tanto guardo perché c'è il gatto che oggi è in fase cacciatore. Se vedete, in alto a destra abbiamo delle letterine, il simbolo della busta. E questo perché io ovviamente sto giocando questo personaggio di una classe che non conosco, quindi sono blind. Ok, non conosco il gameplay di questa classe, ho scelto il Marauder. Chiara, grazie. Però io il gioco lo conosco, ok? Non mi ritengo un'esperta, nel senso che sì, ho i miei 200-300 giorni di gameplay abbondanti. Notare che calcolo le ore di gioco in giorni, va bene. Però, non, appunto, non conosco questa classe. Però vi posso spiegare un po' come funziona. Visto che ho negli anni. Ho acquistato gli artbook, le colonne sonore, roba dallo store, tutta roba opzionale, tutta roba glamour, nulla di importante, cioè il gioco è giocabilissimo anche senza fare acquisti. Molti di questi acquisti sono condivisi fra i personaggi, quindi se io mi compro una mount con un personaggio, una cavalcatura, risulta anche un altro personaggio che creo dopo. Quindi noi abbiamo un sacco di roba adesso da ottenere. Allora, esatto, questo mugolo, un moguri che dice appunto, so cosa stai pensando, i moguri dovrebbero nascondersi fra gli alberi, evitare i contatti con gli estranei, quindi perché hanno scelto di portare le lettere? Living Failure, grazie. Perché? Perché lo fanno negli altri Final Fantasy? No, vabbè. Va bene, infatti, qua sta dicendo se fosse per me non lo farei mai. Ma no, la luna doveva prendere e cadere dal cielo, fare tutto questo macello, va bene, quindi praticamente le eterity si sono distrutte, allora i Link Pearls sono i telefoni, praticamente, sono degli strumenti magici che in questo mondo utilizzano, cioè si usano per comunicare praticamente. Le povere genti senzali di Orzia non avevano altra maniera per comunicare fra l'un l'altro, quindi al di là di urlare fino a svuotarsi i polmoni, va bene, poi nessuno avrebbe accettato. Va bene, comunque, quindi abbiamo i Moguri si sono impegnati per aiutare Orze a comunicare utilizzando le lettere. Vi faccio vedere quanto è bella l'animazione di questo cosetto, tra l'altro. Guardate, guardate il cappellino, guardate il cappellino, perché è pesantissima la borsa, è stupendo. Sì, tra l'altro, appunto, povero Moogle Ro, personaggio discretissimo, è appena apparso.
Ok. Ok, in realtà abbiamo ricevuto ben più di 20 lettere, solo che c'è un limite. Quindi adesso ne abbiamo ricevute soltanto 20. Allora, il Moogle Delivery Service può essere. Puoi fare accesso parlando con uno dei tanti Moogle postini. Va bene. Vabbè, qui puoi anche scrivere le lettere. Ovviamente non è il sistema più pratico per comunicare fra giocatori, però è una cosa simpatica perché puoi mandare le lettere agli amici, puoi mandare regalini e cose di questo tipo. È totalmente opzionale. Penso di avere mandato in vita mia una lettera a una persona, però è comunque carina come cosa. Ah, cominciamo con questo. Tra l'altro, questo ve lo faccio vedere, c'è una storia simpatica dietro questo minion. Aspettate, adesso. Ah, vediamo se riesco a farvelo vedere. Vedete questo? Vedete questo? Questo è l'artbook del primo fan di Final Fantasy Aria Reborn. Ci sono un sacco di artbook per ogni espansione. Ve lo apro, cerco di farvi vedere qualcosa. Male. Oh, tra l'altro ho aperto Chocobo. Vedete? Ecco. Questo io lo comprai diverso tempo dopo che era uscito. E il minion all'interno, perché c'era un codice che tu potevi riscattare, aveva un codice scaduto. Questa cosa mi ha spezzato il cuore. Io avevo comprato un artbook nuovo, ma il codice era scaduto. Adesso questo problema è stato ovviato e i codici non scadono più. Però quello specifico artbook aveva un codice scaduto, per cui è stato rimesso recentemente in vendita. Quindi questa è la nuova, questa è la seconda stampa, è uguale. Credo che cambi solo che ha la plastichina sopra, ma con un codice nuovo. E siccome io sono scema, mi sono ricomprata l'artbook per avere il codice di questo minion. L'artbook poi in più l'ho regalato a un amico, ovviamente. Però, ok, capite la situazione. C'è la plastichina figa, esatto. E adesso abbiamo un bellissimo minion. Vabbè, ho ottenuto un minion praticamente. I minion non servono a niente. Una volta che ho ottenuto l'oggetto, lo utilizzi e ottieni il minion. Vabbè, ve la faccio breve. I minion non servono a niente. Sono cosette che ti porti in giro, sono carine. Puoi flexare nel caso in cui siano dei minion rari o difficili da ottenere o molto costosi, ma non è questo il caso. E ogni tanto c'è qualche minion ha interazione. Per esempio, se hai due Moogle, i Moogle si mettono a cantare. Si mettono a ballare e a cantare, quindi ci sono queste cose carine, ma non servono fondamentalmente a nulla. Ok, ho ottenuto un oggetto che non puoi scambiare, non puoi vendere. Questo oggetto è tuo e tuo soltanto, e non può essere venduto o scambiato. Perfetto, ci sono anche queste cose. Ho ottenuto anche un oggetto unico. Visto che questo oggetto è speciale, non puoi mai possederne più di uno per volta. Va bene. Ora vi faccio vedere il minion. Model Enterprise. Tra l'altro vi faccio notare che l'effetto di quando utilizzi l'oggetto è effettivamente quello della summon. Credo di poterlo già fare. Esatto, ok. Ok, l'originale Enterprise è stata realizzata, concettualizzata e costruita mentre la famiglia di Garlon, del prodigio della famiglia di Garlon Seed, stava ancora lavorando come ingegnere militare per l'impero di Garlean. Va bene, poi. Vabbè. L'Aft Crane non so cosa sia. Non ho idea di cosa sia un Aft Crane. Inteso per caricare gli armamenti imperiali, è stato aggiunto nell'aeronave nei giorni anteriori come si chiama? Il tradimento di Sid. Non ho idea di cosa sia un Aft Crane, perdonatemi. Guardate che bello. Guardatelo. Aspettate. Guardatelo! È bellissimo! Ma si muove Sid dentro! Guardatelo! Dove è finito? Oddio! Non l'avevo mai visto questo minion! È stupendo! È tipo la cosa più bella che abbia mai visto! Ok, basta, perché ho detto che oggi giochiamo. Quindi, veloci, non perdiamo tempo. Sì, cominciamo a cancellare le lettere. Va bene, i prossimi 40 minuti della live saranno io che apro le lettere e faccio la cretina. Una gru? È la gru di Poppa. Ah, beh, allora, è la gru di Poppa, come. Cioè,
Grazie per avermelo spiegato. Ecco, tra l'altro, abbiamo ottenuto anche io un sacco di minion e un sacco di roba. Ora ve le faccio vedere tutte. Allora, purtroppo non posso farvi vedere la mount perché la mount e le cavalcature si sbloccano dopo, quindi io posso anche ottenerle, ma non ve le posso far vedere. È una cosa che si sblocca andando avanti. Questo è carino. Questo. Ok, queste sono anche cose che possiamo utilizzare, ci possono essere comode, quindi non sono soltanto estetiche, effettivamente, è vero. Ah. Vabbè, quindi flexiamo. Flexiamo gli acquisti. Oddio. Ecco, una cosa che vorrei vedere aggiunta, perché da persona che gioca da un sacco di tempo, ci sono dei premi che tu ottieni. Ogni tot ci sono degli step. Ogni tot giorni di abbonamento pagati, ti danno dei bonus. Se non fosse che io già li ho tutti da diversi anni, quindi una cosa che io vorrei vedere è un'aggiunta di nuovi premi veterani, si chiamano Veteran Rewards, no? Perché ho già tutto quanto. Hai visto una cosa crassa? Adesso vi faccio vedere le cose crasse, non vi preoccupate che abbiamo troppa troppa roba da prendere. Perdonatevi, però avrei potuto farlo. Aiuto, avrei potuto farlo off screen, però. Queste sono minion. Ci sono anche, tra l'altro, ci sono anche. Oh, questo è troppo carino. Tra l'altro, questa è una delle mount che mi piace di più. Solo che purtroppo per adesso non ve la posso far vedere. Questi sono. Ah, vabbè, niente. Non ho mai usato. Non l'ho mai usato quel costume da bagno. C'era. Ecco, un colone grasso. Ah, tra l'altro, allora, a proposito di abbonamento, ne approfitto per ricordarvi che ai tempi in cui giocavo io non era così, però adesso voi siete fortunati, perché se non avete mai provato il gioco, potete letteralmente giocare tutto Aria Reborn, la prima espansione, gratis. Letteralmente gratis. Gratis significa che non dovete comprarlo, non dovete pagare l'abbonamento, se siete su console non dovete pagare il plus. È gratis. È la prova gratuita e c'è tutto Aria Reborn e tutto Heavensward. Ovviamente dovete avere un account nuovo, cioè se avete già fatto la prova o avete già il gioco non potete farlo. Però se non l'avete mai provato, tutta quella prima parte è completamente gratuita ed è proprio il gioco completo, nel senso non hai dei limiti alla fine. E quindi vi potete fare un'abbondante prima impressione. Va anche detto che il gioco parte un po' lento, per gli standard moderni. Allora, abbiamo l'inventario pieno, pieno di cose inutili, ma tutte bellissime. Ecco, stanno arrivando tutte le lettere. Vorrei che fosse anche la notifica della gente che si iscrive, però purtroppo no. Adesso avete scoperto da dove arriva il suono, comunque. Vabbè, facciamo che le prossime 20 lettere le guardiamo la prossima volta. Poi, vabbè, questo lo utilizziamo. Queste sono boarding, sono equipaggiamenti che metti alla Chocobo, ma noi non abbiamo un Chocobo, quindi. Questa è un'altra mount. Questa è una fantasia, non ci interessa. Adesso vi faccio vedere tutti i minion. Almeno questi ve li faccio vedere. Minion of Light. Ho sbagliato. Vai tu. Gente che mi guarda dall'esterno. Attenzione, adesso Lucanio si lussa il braccio a furia di fare sta cosa. Queste sono cose un po' veteran rewards, un po' acquisti, un po' roba dei collector's edition, eccetera. No, non ho, in realtà non ho. Cioè, ho shoppato, ho comprato cose di Glamour, ma negli anni. Non, sono tutte cose completamente. Per esempio, in molti MMO. Sì, vabbè, tra l'altro ci sono anche le mount più posti.
In molti MMO ci sono mount a velocità diverse, quindi magari ci sono mount più rare che vanno più veloce. Qui sono tutte uguali, completamente uguali. Allora, le mount non ve le posso fare vedere, cioè posso farvele vedere, vedete, ma non posso evocarle, quindi non le possiamo usare. Questa è bellissima, questa è bellissima. È un Chocobo due posti. Che ha questa armatura speciale e le piume bianche, l'adoro, l'adoro, è stupendo. E vabbè, Chocobo grasso, anzi, grasso, large and in charge, stupendo, stupendo. Anche questa mi piace molto. Queste sono tutte stupende, secondo me. Solo che purtroppo non ve le posso fare vedere. Vi posso fare vedere Minion mentre sta tramontando il sole in game, però va bene. Allora, questa l'abbiamo vista. Questo è geniale. Questo è geniale. Guardatelo. Questo è stupendo pure. Vabbè. Minion sono geniali. Guardate come si muove. Il personaggio che evochi è casuale, non è sempre quello. Adesso. Ecco, vedete? Impazzisco. Sì, è il Chocobo grasso, chiaramente Master Race, non c'erano dubbi. Questo è il Warrior of Light. Classico, guardalo. Tra l'altro con l'occhio di Amano, con l'occhio stile Amano. Guardalo, con le animazioni. Poi ovviamente ti seguono. Ok. Gilgamesh. Questo mi pare sia un Veteran Reward. Guardate com'è convinto. Sì, no, vabbè, ovviamente c'è veramente c'è di tutto, c'è di tutto. Con l'altro account ho preso pure Anima, ho preso il minion di Anima, sono impazzita. Allora, Nanamo è... Vabbè, Nanamo è un personaggio del gioco, quindi... non, la sultana, per cui no, magari non la conoscete. Comunque è carinissima, guardatela. Però ovviamente non è un personaggio classico, quindi non vi dice niente se non lo conoscete. Anche qua, questi sono i leader delle Grand Company. Tra l'altro, vediamo chi evochiamo. Ah no, non può. Ah, ok, scusate, giusto. Questo è un minion speciale. Serve l'affiliazione con una Grand Company per evocarla. Ma ne abbiamo sentito parlare la volta scorsa. Vi do un tocco di trama. Il personaggio tutta a destra, la donna vestita di nero con la pistola, è il famoso ammiraglio di cui avevamo parlato la volta scorsa, la persona che ha sistemato un po' l'Imsalominsa e ha fatto sì che i pirati si tranquillizzassero. È lei. Spero di riuscire a vederla entro la fine di queste live. Qui c'è Odino, bellissimo pure lui, fierissimo. Guardalo, quanto ci crede. Tra l'altro c'è proprio una spiegazione su questi minion. Non sono creature, tranne alcuni. Sono quasi tutti pupazzi, sono quasi tutti degli automi. Ci sono delle descrizioni stupende, adesso non mi metto a leggerle tutte, ma le descrizioni sono fantastiche. Ci sono anche delle cose di loro ogni tanto. Vabbè, questo è un goblin, ve lo faccio vedere giusto per... Ecco, devo dire, a molti piacciono i goblin. Io li trovo disgustosi, cioè non mi sono mai piaciuti. Cioè, è carinissimo come si muove, per carità, però è proprio brutto. Cioè, mi sembra, non lo so, la faccia mi sembra uno scroto, se devo dire la verità. Non mi è mai piaciuto particolarmente. Ciocobino nero. Non, sul voodoo non scherzerei troppo, perché ce ne sono, eh. Ci sono delle cose inquietanti. Non credi... Questo gioco ha delle robe nascoste... Alla Pokémon, no? Cioè, dice, ah, il gioco di Pokémon e poi c'è il fantasma. Ci sono delle... Alcune cose sono spaventose comunque. Quindi c'è poco da scherzare. Vabbè, classico. Classicissimo Mugol di Lucanillo. Ok. Questo ve lo faccio vedere all'ultimo. Questo è carinissimo. Bedi Eye. Guardalo. Bello. Guardate l'occhietto. A me questi mostri, gli Ahriman, diciamo in genere, di solito si chiamano così, mi sono sempre piaciuti un sacco. Tra l'altro sono super Dungeons and Dragons.
Sono proprio fantasy classico, mi piacciono da morire. L'occhietto volante mi piace troppo. E questo è un cuccioletto praticamente, troppo bellino. Beh, questo è stato il mio minion per anni. Che poi non ho mai capito il senso secondo cui un cucciolo di Behemoth somiglia a un maialino. Cioè, è palesemente un maialino. È un maialino con le corna e la criniera, guardatelo. Però poi diventano felini. Cioè, questo è un maiale. Ha il musetto, il grugnetto, no? Gli occhioni, è stupendo. Rimbalza. Sì, è un maialino. Sì, ma il problema non è solo che diventa. Guarda, mi sto guardando! Mi sto guardando! Guardate che mi segue con lo sguardo! Sono quei dettagli che a me fanno impazzire. Poi diventa un felino. Cioè, poi diventa tipo una tigre, una cosa strana. Ci sono anche, c'è anche, non c'è anche il. I minion di Monster Hunter li hanno messi con una collaborazione. Poi con l'altro PG vi farò vedere. Probabilmente con l'altro PG non faremo niente. Faremo una live in cui faccio vedere casa, i minion, le mount. E un'altra live dove forse vi faccio vedere mezzo dungeon. Lo so che finirà così. Sapete il vero endgame di questo gioco è il glamour, ovviamente. Ed eccolo. Se notate, ed è un dettaglio da non sottovalutare, non è vero. Cioè, se notate, è diverso. Cioè, mentre questo Moogle, il vero Moogle, ha per esempio la pallina illuminata, no, il pompon illuminato, questo se lo vedete, nonostante sia comunque a texture a bassa risoluzione, è finto. Cioè, è un pupazzo. Credo si vede, aspettate. Sì, non si vede bene, non si vede bene, ma se sta fermo un attimo. Ha le cuciture. Vedete di lato? Ha le cuciture perché è un peluche. Anche nel pompon. Vedete il pompon che ha le cuciture? Non sono le texture, è fatto apposta. Ecco, io non avete idea quanto abbia cercato di convincere Sabaku a giocare questo gioco, perché ha una quantità di dettagli. Di cose stupide, cose inutili, ma una quantità di dettagli, di descrizioni, di NPC che passano, che non avete idea. Comunque, allora, ci mettiamo un minion, ci mettiamo questo. No, ci mettiamo no. Ci mettiamo il Behemoth. Porcellino. Bellissimo, morbido. Guardate quanto è morbido, guardate come ci segue rimbalzando. E adesso forse faremo un po' di gameplay. Siamo a 23 minuti. Perfetto, 23 minuti. Possiamo fare qualcosa. Io non ho livellato, non ho fatto niente. Le cose inutili sono le migliori, esatto. No, è al piano di sopra, vero? Non è qua. È sopra il tizio. Ok. Ah, ecco un'altra cosa che devo fare, perdonatemi. È una cosa che devo fare. Vi chiedo scusa, un secondo. Io devo ringraziare, a parte la mia sinusite, devo ringraziare i ragazzi della gilda, non mia, non è la gilda mia, la gilda di Sabaku, i Sabaku Splutò, che tra l'altro abbiamo fondato, abbiamo, io ho partecipato, ma dico, è stato Sabaku, è stata fondata durante delle live che aveva fatto Sabaku sul gioco, che mi hanno mandato, oltre a una letterina stracarina, cerco di farvelo vedere, non si vede bene, questa, non so se vedete la faccia di Sabaku. Questa medaglia, questo è il logo della gilda, ok? Con una letterina di ringraziamento che non merito, infatti penso sia dedicata a Sabaku principalmente, perché io non ho mai partecipato alle attività di gilda e mi sono anche volutamente allontanata proprio perché so che non parteciperei bene, quindi non voglio mai essere un peso, per cui non ci sono, cioè sono lì perché mi fa piacere, ma sono tipo un fantasma, però aiuto! Però hanno avuto l'idea graziosissima di mandarmi questa cosa che mi sono messa sulla scrivania, questa medaglietta. Ripeto, immeritatissima. Tra l'altro c'è anche un buco per appenderla. Quindi niente. Sabaku ha una gilda. Però appunto io non partecipa neanche lui in realtà. Allora, qui abbiamo il discretissimo, per nulla inquietante, Stalvirn. Portachiavi? Ah, io pensavo si potesse appendere. Io non lo userei mai come portachiavi. È troppo bella. Grazie per avermelo spiegato. Sì, tra l'altro ci sono tutti i simbolini dei. Vabbè, qua non si vedrà mai. Ci sono tutti i simboli del job, dei job qua.
Io ho proprio un blocco mentale con i portachiavi, non userei mai le cose come portachiavi perché si rovinano. Io compro un sacco di portachiavi, ma non li uso mai, cioè li colleziono. Ognuno. Allora, dress to call. Allora, Stelwyrm desidera controllare il tuo equipaggiamento. Va bene, dobbiamo essere pronti per le nostre missioni. Vi ricordo, non me lo sono scordato, che abbiamo ottenuto la volta scorsa un paio di pantaloni, ora erano stivali, non ricordo, comunque un pezzo del set che sto volutamente ignorando perché siamo troppo brutti, ma li metteremo. Per adesso, per i primi livelli, si può sopravvivere con l'equipaggiamento di livello 1. Però ovviamente già quando vai, Empty Ghost, grazie mille, 2 anni e mezzo, cavolo. Però quando vai in dungeon, anche per rispetto dell'attività degli altri giocatori, devi essere comunque equipaggiato bene. Allora, sì, dobbiamo prepararci, va bene. Riconosco un set valido, un equipaggiamento valido quando lo vedo. Oh no, ecco. Dobbiamo farlo. Equipaggio la te tua testa, corpo. No, non voglio. Non farmi diventare brutto. Questo è il gioco che ti obbliga a non fare schifo. Ecco perché non voglio farlo. Allora, vabbè, puoi guardare il tuo equipaggiamento. D'accordo, dal menu personaggio. Vabbè, l'armory chest. Niente. Siamo obbligati a non fare schifo. Che tristezza. Allora, questi sono già di livello 5, vedete? Questi sono equipaggiamenti base. In realtà per essere un equipaggiamento base è ottimo perché ti aumenta un sacco di statistiche, per quanto quasi tutte non ti servono. Ecco cosa avevamo ottenuto, mi ero scordata di farvi vedere. Ci sono anche questi. Adesso ve li faccio vedere. Ci mettiamo alla luce romantica. Allora, alcuni sono utili, altri sono soltanto glamour. Per esempio, questo che è sotto di me, quindi non lo vedete, c'è scritto incrementa l'esperienza ottenuta in battaglia, craftando e raccogliendo oggetti fino al livello 25, dal 25 in giù. Se sei a livello 25 in giù, ti dà il 20% di esperienza in più. Questo funziona allo stesso modo, però fino al livello 10. Ah, giusto, scusatemi, perdonatemi, avevo dimenticato, siamo un Viera, non si vede. Alcuni pezzi di equipaggiamento sui Viera non si vedono perché hanno le orecchie. Però questo dovrebbe vedersi, esatto. Questo si vede, molto carino. Questo è stracarino. Vediamo, ci mettiamo una luce, ecco. Vedete? Questa è una piumetta. Non sono abituata. Non sono abituata. Però ci sono dei pezzi di equipaggiamento che, ecco, questo si vede. Potremmo anche andare in giro così. Per una questione di vergogna. Tra l'altro vedete che la bocca è animata? La bocca rimbalza? Boh, 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 boh. No. Oppure possiamo metterci. Niente. Ok, grazie. Allora, per fortuna il cappellino da goblin non funziona. Quello diceva il cappellino da scroto, perché comunque chiaramente è un sacco scrotale quello. Sì, ce li ho, Iane. Allora, ce li ho anche, però il fatto è che dovrei spippolare le lettere. Non ho. Aia! Quelle erano starotte. Ho troppe lettere, quindi mi dovrei mettere a controllarle tutte perché in teoria io avrei. Un sacco di roba, vedete? Non sono qua, vero? Niente. No, non ho voglia. Lo facciamo la prossima volta. Troppa roba. Avrei anche degli orecchini che mi danno dei bonus. Va bene. No, ragazzi, non ce la farò mai. Troppe lettere. Vi giuro, la prossima volta sblocco tutto e vi la faccio vedere meglio. No, non ho giocato Cave Story. Allora, equipaggiamento, quindi, questo è livello 1, quindi dobbiamo 5-5-5, quindi l'unica cosa che ci serve in realtà, Ring of Freedom, va bene, e ci serve soltanto questo, un elmo,
Ci serve solo un elmo. Tu mi vendi un elmo? Livello 5. Sì. Mi vendi le cose di livello 5, vero? Ok. Così andiamo da questo. Poi non. Ok, vedete che la quest è diventata verde? Io non ricordo l'inizio del gioco. Cioè, io sono praticamente blind. Questa cosa l'ho fatta 10 milioni di anni fa. E penso che alcune cose siano anche state cambiate. Quindi perdonatemi se sembro rincretinita. Ma queste sono cose che non fai mai più. Sono pronto! Siamo fighi, guardate! Sembriamo quasi dei guerrieri. Allora. Finché sei ben protetto, non ho problemi a mandarti un basso agli squali. Ah, ci saranno questa live e altre due. Sì, ok, adesso siamo dei fighi. Va bene, sì, noi trasmettiamo forza e potenza, come no? Perfetto, allora prenderò chiaramente l'arma. E poi mi metterò. Tornerò col mio equipaggiamento di livello 1. Vedete, quest'arma rispetto a quella che abbiamo adesso, che è di livello 1, è a livello 5 ed è un po' più potente. Aumenta, lo vedete sopra di me, la scritta qui sopra. Aumenta di 3 l'attacco, è molto poco. Chiaramente siamo proprio all'inizio, poi i numeri cresceranno parecchio. In realtà è anche più brutta, se dobbiamo dirla tutta, però ce la facciamo piacere. Ah, Nio! Quell'aura di sicurezza mi dice che non sei stato le mani in mano mentre fino dall'ultima volta ci siamo incontrati. Beh, in realtà sono passati 10 secondi, però ok. Va bene, sì, la missione richiede le competenze di un guerriero capace come noi. Guerriero competente. Va bene. Sparimenti, gente che viene rapita. Gli abitanti, vabbè, i cittadini stanno sparendo da ogni angolo di Limsa Lominsa. Come se fossero stati portati via dalla faccia di Aidalin. Stivali e tutto, da una mano misteriosa. Va bene. Quindi c'è gente poco di buono vicino a questa la Summer for Farms. Va bene. Vabbè, dobbiamo controllare la situazione. Vi faccio il riassunto, non mi posso mettere a tradurre tutto, vi chiedo scusa. Va bene, andiamo a investigare questi strani tizi tatuati. Qua facciamo proprio gavetta di quella. Siamo ben lontani di essere guerrieri della luce. Ok, dobbiamo andare vicino alla Seasong Grotto, la grotta Seasong. Bisogna stare attenti. Questi screanzati potrebbero fare. No, il gioco è molto. In realtà non ho mai trovato zone deserte. Soprattutto se. Allora, l'unico problema che puoi avere in questo gioco non è dovuto alla poca gente, ma al fatto che ce n'è troppa. Nel senso che se fai una classe, un ruolo DPS, l'ho detto anche la volta scorsa. Rischi di finire una coda un po' troppo lunga e quindi perdere molto tempo per fare contenuto. Ma non è una cosa dovuta al fatto che non ci sono giocatori. Ce ne sono tantissimi giocatori. Fino all'ultimo conto erano 25 milioni di utenti registrati. Poi ovviamente attivi saranno meno. Però comunque parliamo di milioni di giocatori. Il fatto è che sono troppi a fare DPS. Quindi spesso può capitare che magari certi contenuti ti ingolfi un po' mentre se fai tank o healer. È molto difficile, comunque non è veramente impossibile non riuscire a fare il contenuto. Al più c'è anche il party finder, puoi chiedere aiuto. Sì, l'ho già fatta questa cosa, non so perché me la stai richiedendo, me la stai rispiegando. Queste sono queste opzionali, vedete le secondarie famose invece. Qua mi starà chiedendo sicuramente di raccogliere qualcosa. Sì, esatto.
raccogli le arance di l'anoscea, vabbè, sì. O l'anoscea. Non ho mai saputo se è l'anoscea o l'anoscea, perché non c'è la pronuncia italiana, quindi non ho idea se sia l'anoscea o l'anoscea. Io direi l'anoscea, però vabbè. Non c'è una risposta reale, sappiatelo. In italiano almeno. Va bene. Questo è per fare esperienza, quindi non sono cose molto importanti. Va bene, troviamo la pala. Ci sono degli oggetti chiave che vanno a finire negli oggetti chiave, d'accordo. Va bene. Eh sì, no, per andare rapidamente di trama devi avere o gente che ti aiuta, magari amici, se si è più di uno, oppure sì, meglio fare tanco healer, che tra l'altro fate anche un favore alla community in generale. Va bene. Una voglia di me. Ho sbagliato tutti i tasti. Sapete perché ho sbagliato i tasti? Perché ho premuto R3 per fare il target, perché sto giocando quattro giochi diversi in questo periodo. Sì, esatto, l'Arcanist credo sia l'unica classe che può fare poi due job. Tra l'altro, secondo me, sta cosa l'hanno incasinata da morire. Proprio sono retaggi comunque di una struttura di gioco che poi è stata semplificata tantissimo. Io non vi nascondo che non avevo minimamente capito il funzionamento di quella cosa. Infatti, nel dubbio sono andata di Mago Nero e buonanotte. Salve, Tsurevu, salve, salve. Stiamo facendo cose molto affascinanti ed emozionanti, come ad esempio raccogliere delle arance. Vabbè, farà un brutto ceffo e la... Ah ah! Porca vacca, continua a sbagliare. Che schifo, vi vorrei fare notare l'orrore di questa cosa, comunque. È fatta fin troppo bene. Menala. Avete visto che cos'era? Era una vespa grossa quanto un gattino. Comunque, sì. Che ci ha dato miele. Perché è un fantasy. Le vespe non producono miele. Incubi! Incubi! Che schifo! Eh sì, avevo visto, sì, esatto, Glaciale, c'era un problema perché comunque essendo alla fine due ruoli diversi, dovevi avere equipaggiamenti diversi e avevi problemi con le statistiche, era un po' un macello, diciamo che l'idea di fare questa classe con due job, diciamo, è stata un po' infelice secondo me, ma infatti è stata una solo experience, non si è più ripetuta. Secondo me complicava troppo le cose, non è quel tipo di gioco. Guarda, allora ti ho portato le arance, sono quasi morta per farlo. Topiale, infame. Lui lo sapeva che c'erano le vespe sataniche, figurati. Sì, bravo. E ci ha dato succo d'arancia, che tra l'altro ti dà dei piccoli buff temporanei. Ah, vuoi che ammazzo animali? Con piacere. Guarda, se mi chiedi di uccidere... Slay! Puck, pack, hatchlings. Stiamo per uccidere dei cuccioli, comunque, sappiatelo. Allora, qua... Questa che missione è? Rocks in a hard place. Quindi forse è qua... Il Blue Mage non l'ho mai provato. Non ho, purtroppo io non ho tutto questo tempo. Il Blue Mage mi richiede. Non posso salire qua. E come il Blue Mage è una cosa che adoro, cioè mi affascina da morire ed è praticamente un minigioco a parte. Ah, ecco dov'era. Purtroppo non l'ho nemmeno sbloccato. Ok, uccidiamo.
Vabbè, un po' meritano di morire comunque se li guardate, cioè un pochino. Sentite i suoni che fanno? Guardate il baby behemoth che non mi sta minimamente aiutando. Mi pare che ci siano dei minion che hanno l'animazione di combattimento che tipo vanno in stanza aggressiva quando ci sono dei nemici. Ovviamente non fanno nulla, però mi pare che ce ne siano. Poi andiamo a fare trama. Allora, io so che a voi può sembrare magari che questo tipo di contenuto sia lento, magari non vi fa impazzire, però io vi assicuro che per me è così rilassante. Cioè, mi fa venire la nostalgia di quando facevo queste cose e soprattutto di quando avevo il tempo di fare queste cose. Di quando mi misi col mio personaggio a fare queste cose. Da sola. Mamma mia. E ora non posso più. Vabbè. Io finisco questa live e devo mettere 15 minuti di sottotitoli in un video che farà forse 3.000 visualizzazioni, se mi va bene. Allora, sei esatto. Vabbè, il rumore del vento mi dice che hai completato il tuo incarico. Se solo potessi liberarmi di quei pirati parassiti, come hai fatto per questi, vabbè, per questi animaletti molesti. Mostro. Abbiamo fatto un level up e abbiamo ottenuto una Rolexion. Hai ottenuto una Rolexion. Le Rolexion sono incantesimi abilità che possono essere assegnate a tutte le classi con un ruolo, quindi sono proprio azioni di ruolo. Quindi tank, DPS melee, DPS ranged, healer. Quindi sono legate al ruolo più che alla classe. Le role action si imparano nella stessa maniera delle class action. Class action mi fa ridere perché mi sembra una questione di giuridica la class action. Ma bisogna di essere imparata soltanto una volta. Quindi una volta che l'hai imparata con un ruolo, e l'hai imparata con il Marauder, la potrai usare anche col guerriero, per dire. Il guerriero, col gladiatore. Yaranil, grazie mille. Va bene, vabbè, le puoi attivare quando vai in action, sezione role. Abbiamo imparato Rampart. Riduce i danni subiti del 20%. Non lo vedete perché è sotto la mia testina. Anche in questo caso, come Berserk che avevamo imparato la volta scorsa, sono situazionali, nel senso che non le usi a inizio scontro, le usi se sai magari che stai per affrontare un nemico che ti sta per dare una botta molto forte o un gruppo di nemici, per esempio. A che serve questo? Se sei da solo, a sopravvivere. Se sei in gruppo, da tank. Io non sono esperta di tank, proprio sono, però qualcosa so. Attivando questa abilità di questa o equivalenti, che ti riduce i danni subiti, aiuti anche l'healer, perché ovviamente ti dovrà curare meno. Il 20% di danno adesso è molto poco, ma considerate che ai livelli avanzati il 20% è veramente tanto, per cui è una cura in meno per l'healer, che si può concentrare ad aiutare chi ha più bisogno oppure semplicemente fare danno a sua volta. Quindi è importante sapere quando utilizzare queste abilità, non vanno utilizzate quando sono disponibili. Sono situazionali, diciamo. Sì, esatto, ma anche tank e healer, come dite in chat, ai livelli avanzati devono impegnarsi a fare danno. All'inizio diciamo che è tutto molto più permissivo. Considerate comunque che quasi tutto il contenuto di storia è permissivo, cioè per giocare hai bisogno di avere i pollici opponibili. E un minimo di attenzione. Non è Elden Ring, d'accordo? Però devi sapere quello che fai. Però ci sono dei contenuti opzionali molto, molto complessi. Però, appunto, per chi magari non ha voglia di impegnarsi, potete tranquillamente giocarvi la storia, che è bellissima, solo
senza sforzo assolutamente. Tra l'altro, presto uscirà una patch, un aggiornamento che permetterà molto più facilmente di fare contenuti iniziali anche se non si è un gruppo, se non si hanno degli amici. Si potranno fare con gli NPC. Quindi diventa sempre più facile, diciamo, superare lo scoglio iniziale e magari dedicarsi al contenuto in-game o semplicemente godersi la storia. Va bene, siamo stati bravissimi, abbiamo tolto delle rocce con una pala. Siamo degli eroi. Va bene, sì. Troppo brava, grazie, grazie. Oh. No, non dovevi, non dovevi. Abbiamo tolto i sassi. Io adoro questa cosa, cioè non crediate che la sto prendendo in giro. Io amo il fatto che all'inizio il Warrior of Light, guerriero e salvatore del mondo, sia un cretino che va in giro a togliere i sassi e uccidere le api, praticamente. Vabbè, allora Arumvale non è difficile. Arumvale non è difficile. Arumvale è un dungeon, tra l'altro, iconicissimo. È rotto perché è comunque sbilanciato. Infatti, lo stanno modificando. Finalmente lo stanno semplificando. Ma comunque la gente si lanciava a pesce senza andare piano piano. Cavolo, vedi Molboro, fatti due conti, cioè li vedi, sono degli enormi mostri tentacolari con 1 miliardo di denti, magari evita di andarci addosso così. Però sì, Aurumbelle è ingiustamente complicata, secondo me. Come... Dove devo andare? Dove devo andare? Perché... Ah, è dall'altro lato, forse? No, perché mi dice di andare giù? Fu così che mi bloccai in una quest. Perché non avevo idea di dove andare. Dove cavolo è sta quest? E dall'altro lato. Vabbè, sono scema. Sono scema, c'era l'ingresso. Fate! Facciamo il fate! Facciamo il fate! Facciamo. Senti, si cracca, sentirò sta rotte. Ma non c'è bisogno di sapere cos'è un Molboro, cioè lo vedi? Lo vedi? Vedi che ti uccide, cioè palesemente è una cosa mortale che devi evitare, no? Eccole! Questo è un fate, l'abbiamo visto la volta scorsa. Vedete i segni arancioni per terra? Quelli sono degli attacchi caricati che nel momento in cui ti colpi, cioè hai un tempo, colpiscono una determinata area e tu hai il tempo di schivarli, cioè il gioco ti avvisa su dove il nemico colpirà, no? Famosi AOE. Spacchiamo tutto. Queste sono meduse volanti. Ma penso che il nome derivi da un effettivo tipo di medusa esistente a questo punto. Se hanno lo stesso nome della medusa di Elden Ring, penso sia per questo. Però non sono minimamente forti come quella tancona. La medusa tancona, che poi fa ridere perché è una medusa, cioè la cosa più molle che esista al mondo praticamente. Però intanto... Sapete che non mi ricordo. Devo controllare. Io non mi ricordo i positioning. Io ho fatto troppi anni di mago nero per ricordarmi i positioning. Dai, colpiscilo. Ok. Quasi finito, eh. Vedete, qui non abbiamo bisogno di utilizzare le abilità. Di difensive, comunque questi sono dei nemici molto, molto, molto fragili. Sbagliato. Io sbaglio le combo da due, abilità, non vedo l'ora di trovarmele di più. Allora, non mi ricordo se la seconda mossa... Qual è? Mime. No, ok, non ci sono positioning per adesso. Perché io non avessi fosse perso la live scorsa, positioning significa che certi colpi hanno un effetto diverso o migliore. Se colpisci il nemico ai fianchi, di spalle,
però in questo caso non abbiamo ancora questo tipo di abilità. Ok, dicevamo, entriamo nella grotta che non sarà piena di cose minacciose e terrificanti. No, no, tutto a posto. Oh, sono così i suoni che fa! Col Marauder non l'avrò mai. Già lo amo. Se il Marauder non ha positioning, già lo amo. Mi hanno detto che è un tank ignorante. Comunque anche questo è il motivo per cui l'avevo puntato, non nego. Ok, altro livello. Stone Monument. Non ricordo niente di questa parte del gioco. Ah, i 1000 DPS hanno. Ok, no, vabbè, non sapevo nulla di questa cosa. Non ho mai giocato tank. So che ci sono delle mosse fisiche che hanno questa cosa. Vabbè, meglio a posto. Ok, sta per entrare una battaglia stanziata. Le battaglie stanziate avvengono soltanto durante certe missioni, d'accordo? Impiego un attimo per leggere le informazioni mostrate prima di agire, va bene. Praticamente le battaglie in stanza, come qualunque MMO, sono delle battaglie che sono appunto, sono delle zone riservate a battaglie importanti con delle condizioni ambientali specifiche, delle zone uniche e dei nemici potenti, va bene. Di solito appunto sono zone separate dal resto del gioco. Per la durata del combattimento sarai incapace, non potrai passare la linea rossa. Nel caso in cui tu lo faccia. Ah no, non puoi farlo. Ok, io mi ricordavo che in alcuni punti potevi farlo e falliva. Però evidentemente non è così, ricordavo male. Vabbè, lì finisci, superi lasci l'istanza nel momento in cui hai finito la missione. Va bene. Vabbè, dobbiamo menare le mani fondamentalmente. Questa musica che mi spezza il cuore comunque. Vabbè, cioè non la conoscete ancora, va bene, non la conoscete, però lei è una delle waifu. Esatto. Ecco, lei è la waifu. Oddio, vederla vestita così. Beh, sembra che sto scherzando, mi sto commuovendo. Vabbè. Tra l'altro vestita così male. Sono così brutti i vestiti iniziali. È così piccola qua, mio Dio! Quindi anche lei stava cercando i rapitori, però non. Porca miseria, che paura! Esatto, vabbè, chiaramente c'è qualcosa che puzza perché siamo andati a controllare bla 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 e siamo stati attaccati, quindi. Lei è tranquillissima. Anche noi siamo totalmente, però lei è proprio fresca. Ok, vabbè, combattiamo.
E dai, ok. Oddio, Stoneskin, ma mi sento male. Stoneskin. Notate come il tank riesce a prendere l'aggro bene all'inizio del gioco. Complimenti. Mamma mia, quanto poco danno facciamo. Aspettate, abbasso un po', e forse è troppo forte la musica. Magari vi sto assordando. Sì, io ho sempre incontrato Tancred, esatto. È sparatissima la musica, comunque. Che belle le musiche, però. Oh! Vabbè, questi sono scarsissimi. Vabbè, chiaramente c'è qualcosa che non va, no? Queste creature sono fuori controllo. Come tanco bene, ragazzi. Lei ha chiaramente bisogno di me. Lei neanche si sposta, cioè proprio lei è là. Sì, sì, lo so, ancora non ho la stance da tank, tra l'altro, appunto. Però idealmente qui l'aggro lo prendi se sei un Black Mage. Qui l'aggro lo prendi se sei un Black Mage. Semplicemente faccio troppi pochi danni e non ho ancora la posa, diciamo, da tank. Che mi pare che è stata aggiunta dopo, tra l'altro. Niente, lei se n'è andata, cioè, capito? Seccata che c'era questo mostro. No, non parlo del taunt, io parlo della stance da... che c'è, almeno il paladino ce l'ha, non so il Marauder se ce l'ha, ma il gladiatore ce l'ha. Ah, come tutto cominciò. Sì, lo so che le cure creano aggro, ma fidatevi che col Black Mage te lo prendi l'aggro. Fidatevi. Esperienza. Chite. Kanjite. Kanmaete. Black Mage best tank. Succedono cose, comunque. Chiaramente stiamo avendo una visione, non penso di dovervelo spiegare, no? Quella piuma ci sta veramente bene. Quella piuma ci sta troppo bene come equipaggiamento della testa. Haidalin, vabbè, non devo piangere. Non devo dire niente. Devo stare zitta. Sto zitta, non parlo. Non parlo, è spoiler, non dico niente. Che questa cosa è bellissima, perché vedi prima i pezzi piccoli e poi esce il cristallone. Non sto piangendo, no. Che è quella cosa stupenda. È che sto cristallo torna in Endwalker ed è importantissimo. Che,
cioè, si spiegano cos'è questo cristallo. Vabbè, basta. Basta. Vabbè. Mi sento male. La regia, guarda il giro di camera. No, vabbè, le musiche di Final Fantasy XIV sono qualcosa di tra Uematsu, Soken, non si vola altissimo. Lei. Cioè, noi abbiamo. Cos'è successo nella realtà? Cioè, noi abbiamo avuto questo trip. Nella realtà abbiamo letteralmente toccato il cristallo e siamo svenuti, secchi, proprio caduti. Lei. No, lei è tranquilla. Lei è scialla. Lei è sempre scialla. C'è una cosa. È incredibile. È top tier waifu lei. E infatti, appunto, queste creature, questi animali, tra l'altro, non è un caso, noi li abbiamo già visti in giro nel mondo, non sono aggressive. Il fatto che ci abbiano attaccato è perché sono state indotte a farlo. Guarda, è carina che dorme con gli occhietti chiusi, no, è morta, però. Più che un coltello, quello è una sciabolona praticamente, gigantesco, どうやらこの件、船乗り、それも海賊たちが絡んでいるのは確かなようね。ところで、あなた大丈夫？per una mano se lo prende. Your sudden affliction. エーテルにでも酔ったのかしら。戦闘の後、急に倒れたから驚いたわ。Sì, lei dice potrebbe essere dovuto al fatto. Cioè, vi ricordate la prima live? Ne avevamo già discusso di questa cosa. Potrebbe essere stato l'etere a farci svenire? Chissà.大きなクリスタル。一体何の話を。Le abbiamo molto rapidamente spiegato che cosa abbiamo visto. これは思わぬ収穫もあったものね。私はもう少しこの件を追ってみるつもり。あなたは依頼主に注意を促しなさい。Ok, dobbiamo これを見せconsegnare て、il 海賊らしき coltello. ものが暗躍しているとね。これから忙しくなりNelle そうsue だ。manine. Vabbè, sì, lei è piccolina comunque, ovviamente. クリスタルの光が重なるとき、また会いましょう。Ah, non hai idea. Non hai ancora idea. Mamma mia. Io però vorrei farvi vedere quanto sono grassi questi cosi. Guardate come sono morbidi. Che questa cosa purtroppo non si può fare con un sacco di nemici perché andando avanti saranno sempre di più i nemici ostili. Però è così, sono così belli i dettagli delle creature che si incontrano, anche proprio a livello di animazione. Oh, finalmente una bella giornata. Mamma mia, guardate che sole stupendo. E poi sì, vabbè, possiamo fare questo. Guardatelo! Guardate come si impegna! Poi una cosa che mi aveva sconvolto, perché io il gioco lo giocai originariamente su PS3, non vi dico il frame rate, ma la cosa che mi sconvolse è che aveva la luce dinamica. Cioè, la qualcosa su PS3 era comunque molto, molto rara. E avevo la luce dinamica, era incredibile. E sono stato un sacco di tempo a giocare con la luce, con un frame rate che ve lo raccomando. Infatti, come ho potuto, comunque sono passata su PS4 perché, per carità, quel gioco girava miracolosamente su PS3, però. No, decisamente no. Non è una cosa consigliata, ma infatti è arrivato al limite a un certo punto.
Però al di là del frame rate e tutto, era veramente bello da vedere. Avevano fatto un lavoro incredibile. Perché comunque ricordiamoci che è un MMO. Cioè, io mi trigger ogni volta che vedo che magari annunciano un nuovo trailer, magari durante dei grossi eventi, ci sono io che piango. Fanno i trailer, io che piango e la gente dice: ma la grafica è brutta. Dio! No. Poi già l'hanno, già è stato programmato un revamp grafico, per carità, ma è un MMO, porca miseria, comunque, ok? E ha un'età, cioè se pensate un attimo a World of Warcraft, cioè questo è come il giorno e la notte, è incredibile. Guardate, con, cioè, siamo bellissimi, guardate, è bello che. Basta, allora, andiamo avanti. Nio! Sì, sono salva. Esatto, sì, è successo un macello dentro la grotta, ha sentito rumori. Blunt Sailor's Knife. Esatto, abbiamo trovato la spada, va bene, la, vabbè, il coltello. Va bene, quindi dice, vabbè, abbiamo identificato la provenienza di questi ceffi, praticamente. Gli hanno mandato un gobue, si chiamano non so come si pronunci, gubue, gubue, non so come si pronunci. Sì, abbiamo incontrato qualcun altro. La waifu, la waifu, abbiamo incontrato la waifu. Odd looking, lass. No, no, non è odd looking. Siamo style weird, non si dice odd looking. Sì, vabbè, basta. Vabbè, quindi ci sta dicendo che lei non è una poco di buono. Stai, fidati, lei è a posto. C'è gente, in pratica c'è gente comunque che vorrebbe tornare allo stile di vita di un tempo, no? Quindi, visto che l'Insalomins adesso si è civilizzata. E quindi molti dei pirati sono tornati, sono diventati marinai, comunque commercianti, gente per bene, però c'è gente, ci sono alcuni nostalgici per così dire, no? Vabbè, dammi la pozione, questo che cos'è, etere? Vabbè, dammi la pozione, va. Ok, vabbè, abbiamo ottenuto un achievement, ma abbiamo ottenuto l'achievement completa 10 quest. Mamma mia. Abbiamo così pochi achievement per adesso. Vabbè, andiamo un altro po' avanti, dai. Continuiamo a fare un po' di trama. Andiamo a fare altre cose. Altri lavori da schiavi. Tra l'altro, queste cose. Stiamo facendo gli schiavetti, ma di base. Uno è quello che fanno gli avventurieri all'inizio, e due, queste cose io non le ho mai fatte, perché partendo da Uldah erano diverse le quest iniziali. Vino? Ah, nella tazza, vino? Vabbè. Ok. Guarda che carini che sono. Ragazzi, Stranger of Paradise, Nomura ha fatto solo il design. Non pensate che Nomura sia l'asso di tutto. Cioè, ha fatto il design dei personaggi, fine. La storia non l'ha scritta lui. Le musiche non le ha fatte lui. E il gameplay non l'ha fatto lui. Tra l'altro domani ci sarà una live interessante con Sabaku al riguardo. Non su Nomura. Su Stranger of Paradise. Non su Nomura. Dove cavolo è il tizio con cui devo parlare? Dentro? Aia. Benvenuti alla nuova puntata di Luca Nio si perde e non trova le persone con cui parlare. Lo sapevo, piccolo là la fel infame, guardatelo, guardatelo, che si era imboscato nel cespuglio. Ma mangia qua i grissini. Pensa
Penso che Breaded Sticks sia grissino. Beh, gente che non vuole lavorare, fondamentalmente. Stiamo cercando di spingere la gente a lavorare. C'era una quest simile anche... Muro invisibile, sì. C'era anche una quest simile nella partendo da Uldà. Guardali imboscati. Wanton Slaughter. Non c'è una risposta giusta, ovviamente. Cambia soltanto la risposta che ti danno. No, fammi salire. Ce l'ho fatta. Work is for the weak and witless. Damn right. Vabbè. Di qua. Ok, tempo del ponte. Poi guardate comunque, al di là di tutto, il field of view. Cioè, quella zona la puoi raggiungere, cioè veramente... Non solo, noi non possiamo ancora, ma a un certo punto si sbloccano le mount, poi si sbloccano le mount volanti. Adesso è possibile volare in queste mappe, per adesso non c'è quasi nessuno, però in teoria qua adesso si può volare. Cioè, ovviamente ti cambia completamente l'esperienza di gioco nel momento in cui inizi a volare. Esatto, sono le Rand Boy praticamente. Mi ha mandato a cagare. Gentilmente, neanche troppo, mandato a cagare. Allora, non so come funziona. Allora, io penso che il volo si sblocchi comunque con Evansward. Quindi, comunque, non puoi retroattivamente volare nelle mappe finché non sblocchi il volo in Evansward, che aveva proprio la quest specifica. Quindi, comunque, suppongo se ne parli finito a Ria Reborn per il volo. Però ripeto, non lo so, perché io avevo già fatto Evansward quando hanno messo il volo con queste mappe, quindi non so come funziona, purtroppo non vi so rispondere. Infatti devo finire a Ria Reborn, appunto, ok? Non avrebbe senso altrimenti. Ma perché il volo... Guardate il Rathalos! Bellissima, la mount del Rathalos è bellissima. L'hanno messa con una collaborazione con Monster Hunter, fichissima. E hai la musica di Monster Hunter mentre voli. Continui a impressionarmi. Vabbè, Severin è quello che mi ha mandato a quel paese, infatti. Vabbè, non è colpa tua se appunto non si è presentato, va bene. La prossima volta lo farò finire nel fango. E voi su Monster Hunter vi siete beccati il Behemoth, esatto. Divertitevi. Ma in realtà la quest, anche in questo gioco, dove hai il Rathalos per combattere, è cattivissima se non sai farla, perché è un gameplay molto diverso da quello di Final Fantasy XIV. Allora, Beast Gouge Unlocked, esatto. Questo simbolo indica che la stance difensiva Defiance è efficace, vabbè, è attiva. E infatti aumenta il Mighty, quindi ce l'ha pure il Marauder. Appunto, era questa a cui mi riferivo, che ce l'ha pure il... come cavolo si chiama? Vabbè, il Paladin, ok, il Gladiatore. Bisogna attivando questa cosa aumenta tantissimo il Mighty e poi tankare, perché altrimenti... Ciao! Allora, perché non appare nulla? Perché non mi appare a schermo? Dovrebbe apparirmi a schermo. Ogni volta che l'ho sbloccata... Tank Mastery. Action. Defiance. Vabbè, questo aumenta l'Almighty.
però è temporanea. Che vuol dire ho la stanza? Si sta camuffando con le rocce? Oddio, non l'avevo vista! No, vabbè, mi sento male, scusatemi! Non l'avevo vista! Sono una cretina! Si era nascosta con le rocce, per questo non la vedevo! Sì, però perdonatemi, questa cosa va tolta subito da lì perché mi fa male al cervello. Dov'è? Biscotch, ok. Ok, già meglio così, eh. Ecco. Ok. A posto. Fastidiosa, però. No, magari non al centro dello schermo, possibilmente. Overpower. Ok, questo è un danno. Questo me lo devo spostare perché lì mi fa male al cervello. Come si fa? Ok. Come si attivava? Come si attivava? Io non ce l'ho sta cosa con i DPS. Come caspita si attivava? Extra, no. Aiuto. Ah, è Defiance? Ah, è Defiance! Ok, va bene. Quindi non è una temporanea. Vabbè, allora... Allora questa la levo da qua. E la metto... La metto qua. Non so perché, Defiance... Con questo colore... Mi sapeva di roba, situazionale, non di distance. Ok. Ecco. Ora siamo cattivi. Vedete, adesso siamo cattivi. E in un combattimento generiamo più aggro, praticamente. Quindi più ostilità. È più probabile che i nemici ci menino, praticamente. Se la prendano con noi, se c'è più gente. Ok, c'è gente che ha scoperto adesso che si possono spostare. Sì, allora, questa non è assolutamente la mia disposizione degli oggetti. Tra l'altro io di solito la mappa la faccio molto più piccola. Ho tolto l'orario, ho tolto il server, ho tolto i soldi, ho tolto l'inventario. È tutta roba che ho completamente levato, per esempio. Quindi non considerate questa come un buon HUD. È quella proprio di default, però ve l'ho fatto vedere. Si può... No, dov'era? HUD. Se si fa su HUD puoi cambiare tutto. Cioè, è un po' sporco. Cioè, questa cosa idealmente funziona meglio se la si fa... Se la si fa col mouse, chiaramente. Qui c'è gente che mi manda bacini. Chi sei? Chi sei? Io non posso... Mi spavento. No, che mi volete dare soldi? Ah, ok, dammi soldi, ok, dammi... Va bene. Ci sono qua. Che sta facendo? Oh no, cos'è? Un croissant! Oddio! Grazie il cornetto! Mi sta dando il cornetto della colazione! Grazie! Bellissima questa cosa! Oh. Ok. Vabbè, io non ho... Ecco. Il cornetto! No, vabbè, bellissimo. Tra l'altro è un oggetto di livello 160. Questo ce lo teniamo per ricordo. Cornetto alla crema di mandorle. La mia colazione! Allora, va bene. Continuiamo un altro po'. Ok. Tutti i gil del mondo non possono vendere la fedeltà, l'onestà. C'è solo poca gente come te che può essere considerata affidabile. Va bene, Severin. Vabbè, Severin è un infame. Stava facendo cose alle mie spalle. Ok, è scomparso un sacco di arance. Va bene. Dobbiamo
Dobbiamo andare da Nio, vai da Severin e fai il gesto Doubt. Va bene, questo è praticamente un tutorial in cui ti insegnano che puoi usare l'emoticon che abbiamo appena finito di usare, per cui... Ah, lui è proprio... Vabbè, qui dobbiamo farcela a piedania. Noi siamo molto spaventosi e intimorenti, quindi immaginate un coniglio che vi fa così. Oh, che comunque in realtà i Viera son tosti, eh. Cioè, non... Il fatto che abbiano il faccino non significa che sono scarsi o debolucci. Come l'Alafel del resto, che sono un concentrato di cattiveria. Heroes Croissant, esatto. Vedete, questi sono quelli che vi dicevo prima, che secondo me hanno la faccia un po' a forma di scroto. Che in realtà, poverini, son graziosi, solo che boh, li trovo orribili. Cioè, posso capire che abbiano un fascino, però... Topino! Topino! Notare come non sto uccidendo niente. Ah ah! Eccolo l'infame! Guardalo, guardalo. Allora, si possono anche digitare le emoticon, però qua si fa prima così. Quindi ha veramente rubato le arance. Va bene, qua mi sta... Save Severin Henchman. Attenzione, attenzione ai goblin minacciosi. Siamo pronti, eh? Si sono fatti, comunque, questi si sono fatti fermare da due goblin, letteralmente, eh? Sì, prego, prego. Comincia la nostra missione di eroe. Dodo, vabbè. Ora che li abbiamo salvati. Ora c'è la nebbia. 3 secondi fa c'era bel tempo. Va bene, ho salvato i suoi compagni, per cui ci deve qualcosa, è in debito con noi. Vabbè, abbiamo recuperato le arance. Salveremo il mondo. Si comincia così. Un'arancia per volta. Sì, Sbegu ha fatto l'Alafel, esatto. Infame lui. Quel disgraziato che non vuole giocare. Mamma mia, quanto sarei felice di poter giocare con lui. Che poi sarebbe anche contenuto, però boh. Un sacco di cose belline che potremmo fare. Esatto, va bene, abbiamo consegnato le arance. Non ne manca nemmeno una. E tu? Mi dai una missione? Vabbè, altre cose da eliminare. Altra roba da eliminare. Allora, c'è gente che comprendo perfettamente, che ha questa sorta di ossessione del pulire la mappa. Qui queste mappe sono molto piccole ancora e hanno poche missioni, però ci sono delle zone dove effettivamente sono piene di missioni secondarie. C'è gente che è fissata col fare tutte le missioni secondarie e pulire la mappa. È una cosa che capisco tantissimo, però io sono al contrario, nel senso che piuttosto non ne faccio nemmeno una, perché l'idea di farne magari soltanto un paio mi fa impazzire. Allora, qui siamo già a livello molto alto per questo Fate, quindi ci hanno praticamente sincronizzato il livello.
E quindi adesso siamo, in questo momento siamo di livello 8. Dove sono le pecorelle da ammazzare? Questa l'avevamo fatta la volta scorsa, mi pare. Eccole! Agnellini, in realtà, non sono pecore. Sentite! Attenzione alle mighty, funziona! Attenzione alle mighty, funziona! Non so se mi spiego. No, ma infatti io non le farei perché magari non ho la classe adatta da livellare. Quindi magari non ho una classe del livello giusto per poterle fare, ma contemporaneamente non le farei mai con la classe che ho a livello massimo perché sprecherei esperienza. Cioè, questo è il problema. Quindi alla fine restano là e un giorno livellerò qualcosa e magari le farò, però poi non le faccio mai. Quindi restano lì. Però c'è chi le fa proprio per togliere, a prescindere da ottimizzare o meno, proprio per eliminarle dalla mappa. C'è chi le odia. A posto, fatto. Meno tutto! Menalo! Meno il ratto! Si chiamano persone per bene, lo so, Antigos è uno di quei soggetti. Ne ero sicura, non avevo dubbi. Allora, questa era la quest secondaria. Che schifo! Che schifo! Che schifo! Che schifo! E io vi assicuro che da vicino fanno ancora più schifo. Guardateli! Guardate che schifo! Sono orribili! Sono orribili! Ungaro spinato, grazie. Sono ragni granchi. Sono ragni granchi questi praticamente. Hanno, tipo, sembrano un po' granchi, ma in realtà ho sbagliato tasto. Ma in realtà hanno le zampette da ragno, ma non sono ragni perché vedete che hanno sei zampe. Guardate che belli loro invece. Voi non ci credete, ma io mi sono commossa e mi hanno regalato un cornetto comunque. È veramente una fantasia vedere che un animale del genere riesce a vivere. Vabbè, i pesci fluttuano, vorrei farvi notare, quindi diciamo che quello è l'ultimo dei problemi. Qui, ribadisco, qualora non fosse ovvio, abbiamo letteralmente due attacchi per adesso, ok? Ah, tra l'altro mi si era disattivata la stance. Abbiamo letteralmente due attacchi in croce, perché siamo all'inizio, poi si inizieranno a creare combinazioni, ma io apprezzo tantissimo il fatto che il gioco non ti vomiti addosso una quantità incredibile di skill ed è infatti una cosa che mi dispiace tanto. Succeda con i job avanzati perché ci sono dei job che tu puoi ottenere, ne avevamo parlato la volta scorsa, arrivato a un certo punto di trama praticamente o a un certo livello che sono indipendenti, cioè tu puoi essere un mago nero ma puoi sbloccare il Dark Knight, ok? Se non che arrivano già, tu lo sblocchi per dire a livello 50 e hanno già un sacco di skill e io vi giuro è chiaramente un problema mio. Ma io vado completamente nel pallone, fosse anche solo che quando mi dai una skill per volta, io me le vado posizionando nella hotbar e mi faccio una memoria muscolare. Nel momento in cui invece mi rigurgiti una hotbar già fatta di skill che non conosco, vado completamente in palla, mi si impappola il cervello completamente, non so voi. Sì, impariamo il Sage in 5 minuti, tra l'altro il Sage che io sappia è complicato, il Reaper no, il Reaper non è troppo complicato. Ovviamente tutte le tutte le job vanno masterati, cioè devi impararli bene, però diciamo che i tasti li riesci a premere, mentre che io sappia il Sage è abbastanza complicato, poi non so se l'hanno un po' aggiustato, sistemato. Per esempio, una cosa che veramente col cuore in mano vi sconsiglio di fare,
Mi stavo fissando. Ecco. Ecco il Sage. Apposta. Ecco. Che una cosa che ho trovato distruttiva è stata una volta ho provato a comprare le fiale dallo store che ti permettono di fare lo skip dei livelli e partire già da un, per dire, hai una job a livello 1, lo puoi fare arrivare a livello 60. Questa cosa è molto comoda per dire, in questo caso magari io ora mi sto facendo il Marauder, però dici, voglio livellare pure il Black Mage, però non ho voglia di livellare il Black Mage, quindi compro la fiala e lo faccio arrivare già a livello alto, tanto lo so già usare. Ma questa cosa funziona solo se lo sapete già usare. Questo veramente ve lo sconsiglio, non comprate gli skip dei livelli se non conoscete la classe che state facendo avanzare, perché altrimenti non capirete niente. Non capirete niente, sarà solo controproducente. E secondo me non vi divertirete nemmeno, perché è proprio bello imparare la progressione. Poi, se invece volete farvi un altro PG, sapete già come funziona, sono solo comode, infatti sono... anzi, sono benedette, però se pensate, no vabbè, faccio lo skip così comincio prima a giocare, il rischio è che mollate perché non capite una fava. Questo è il mio consiglio personale. Poi, ovviamente, magari mi direte, no, in realtà è facile. Black Mage, paradossalmente, so che è abbastanza complicato il Black Mage, però è l'unica classe che so utilizzare abbastanza bene, nel senso, mi capita di prendere un sacco di commendation anche quando sono nei dungeon da 8, nei trial, quindi credo di non fare schifo. Anche se il buon Ren della Gilda mi ha detto che faccio schifo, infatti io non giocherò mai più con loro perché non sono al loro livello, evidentemente, trauma eterno. Ok, sì, sono stata bravissima e io ho portato i soldi, quindi adesso lui si emoziona perché... perché io ho portato i soldi e non sono scappata all'altro lato del mondo, praticamente. E mi dai... Guardate, mi dà la difesa... Mi dà la difesa più 20. Io mi sento male. Dov'è finito? Mi dà più 20... Beh, che c'è la chat sopra. Mi dà più 20 di difesa. Ma fa troppo schifo. Io non posso equipaggiare queste cose. Non mi potete fare mettere sto schifo, guardatelo. Questa è cattiveria. Questa è cattiveria. Il piumino. Il Monk lo stavo imparando. Sai, Taka, che invece il Monk era uno dei pochi DPS fisici che mi ero messa lì che volevo imparare, poi mi sono stancata e poi ho scoperto che hanno cambiato tutto e hanno tolto tipo il 70% delle meccaniche che avevo imparato. Yeah! Meglio così. Non voglio. Per quando sente freddo. Che schifo. È fatta apposta, eh. Vabbè, è arrivato il momento. Ci becchiamo il coniglietto freddoloso. Mi dispiace. Che dolore. Mi fa male vedere questa cosa. Lo so, ma infatti il glamour andrà sbloccato molto. Vabbè, dai, facciamo l'ultima missione di drama. Queste sono cose abbastanza così. Magari la prossima volta queste quest, che sono comunque fetch quest, le faccio off screen e poi magari nel momento in cui mi fermo una cosa interessante la facciamo, cioè interessante, di storia. Questa non è storia. Non ci sono i filmati. Ok. Rotwinda? Va bene. Andiamo da Rotwinda. Fortuna è vicina a Rotwinda. Cioè, voi considerate che una delle quest di Ulda è portare i pretzel alla gente che sta di guardia? I pretzel. E sono tipo 5 persone, devi portare i pretzel a 5 persone. Ah no, scusami, non volevo minacciarti. Ok, vabbè, Rotwinda, come si può intuire da quello che ha sulle spalle, è una botanist, quindi coltiva, no?
ovviamente fetch quest. Un Reaper, esatto, il Reaper, chiaramente. È un Reaper sotto mentite spoglie, precisamente. Guardate che belline che sono. Mi stupisce che non ci sia un minion di questo incubo. C'è un minion quasi di tutto, ma di questo incubo no. È il momento di menare i topi. Vedete, c'è un altro giocatore che sta facendo la quest. In questo caso, praticamente questa è una missione di difesa. Bisogna eliminare i ratti prima che attacchino, o meglio, che distruggano le casse. I fate hanno meccaniche diverse di volta in volta, in base al tipo di fate. Questo è molto facile, ovviamente. Poi ci sono anche dei fate speciali molto difficili, con dei boss tostissimi, che sono una figata incredibile, che danno dei premi unici. E sono rarissimi, tra l'altro. C'hanno uno spawn specifico, non appaiono sempre, tipo ce ne sono un paio, appaiono ogni 48 ore, sono in determinati momenti quando si allineano i pianeti, con uno specifico clima, devi aver ucciso tot cose, bla bla bla, di qua. No, comunque è bellissimo che non avevo visto la stance del tank perché era nascosto dalle rocce a schermo. GG. Banana Boy è un mio fan? Sono onorata, no joke. Non merito fan, quindi averli per me è un onore. Soprattutto quando sto giocando male, praticamente. Ah ah! Tra l'altro, non è un caso, comunque non è un caso, è proprio fatto bene. Il gioco ti spinge ad andare di trama in luoghi dove effettivamente poi trovi delle creature che, se sconfiggi, ti danno dell'esperienza extra. Questi però sono ostili, se ti avvicini, mi sa. Quindi ce ne aggriamo uno solo. Venga, venga, non sia timido! Tra l'altro questi sono piccolissimi, perché poi ce ne sono anche di molto più grossi di così. Quanto siamo ecco, mi sa che quel danno non l'ho fatto io. Ho questa sensazione che qualcuno alle mie spalle abbia attaccato l'Aurox, così, non so. Credo che quel 7000 critico non sia stato mio. Guardalo, che mi spia! Gura mi spia dalle ombre. Allora. Chi ha tirato una Madonna? Sì, praticamente sì, è stato l'equivalente. Ma per me è quello che fanno i healer. Cioè, quando i healer fanno incantesimi offensivi, è quello che fanno. Sono sicura che sia così. Mentre i maghi neri, comunque i maghi rossi, quelli che fanno incantesimi, diciamo offensivi di default, sono offese elaborate. Gli incantesimi in quel caso sono elaboratissime offese, mentre nel caso degli healer sono proprio delle botte secche. Guardate che bello il Rathalos, bellissimo. Allora, mentre noi siamo a Piedania, come i conigli, ce la dobbiamo fare di corsa. Sì, è chiaramente uno spasimante di Lucanillo, sì. No, ma infatti se volete regalarmi cornetti in live, comunque almeno un'altra live con questo PG la vorrei fare. Poi magari vi farò vedere l'altro personaggio, così praticamente penso che sarà una live di 3 ore in cui vi faccio vedere solo i miei minion. Casa mia, che orribile, tra l'altro. E c'è scritto la descrizione, quite literally, a steaming sack of shite. Cioè è quasi letteralmente un fumante sacco di cacca. E infatti no, questa, il Black Loam, è fertilizzante. Noi siamo andati in quella zona dove c'erano quei bufali per raccogliere la loro merda, praticamente, per fertilizzare. Cioè noi abbiamo la cacca nell'inventario.
The Warrior of Light, Savior of the Source. Non dico altro perché spoiler. Ok. Perfetto. Ma un po' di fertilizzante potrebbe cambiare la situazione. Sì, perché devono fertilizzare, vabbè. Io direi che possiamo finire questa bellissima missione con questa gloriosa cosa. Cioè, abbiamo raccolto la merda. Cioè, siamo vestiti così e abbiamo raccolto dei sacchi di cacca. Cioè, non penso che possa andare meglio di così. Allora, io ringrazio tutte le persone che sono rimaste. Capisco che magari da vedere è più una live di relax e di chiacchiera, proprio perché non abbiamo fatto chissà che. Io vorrei veramente farvi vedere un dungeon, però. Vi farò, in un modo o nell'altro, vi farò vedere un dungeon. Più che altro mi direte, vabbè, fallo col tuo altro PG. Quello è scontato. Io però vi volevo far vedere un dungeon iniziale, perché lì sarebbe stata un'esperienza emozionante anche per me, perché io non ho mai fatto il tank. Vabbè che nei primi dungeon il tank è un concetto relativo, però vorrei farlo. Quindi il mio obiettivo è farvi vedere un dungeon con questo personaggio e farvi vedere poi magari del contenuto avanzato con l'altro. Quindi cercherò di organizzarmi. Cerco di vedere anche un po' le quest come sono, perché voglio fare questa esperienza con voi per la prima volta. E sarò emozionata. No joke, sarò veramente emozionata. Mentre poi, vabbè, vi farò vedere dungeon dove c'è il mago nero che lancia le bombe, fa casino, non vi preoccupate. Sì, vabbè, i primi dungeon non sono niente di particolarmente tosto. In realtà il tank serve relativamente. Anche perché erano stati pensati in un momento di gioco in cui questa stance qua non c'era, mi sa. Io mi ricordo che all'inizio era veramente difficile, all'inizio per il tank, tenere l'attenzione dei nemici, e quindi ogni volta c'erano i tank all'inizio che non capivano niente, che spammavano attacchi, non succedeva niente, c'erano i boss che non li guardavano, era una tragedia. Mentre invece adesso credo che sia molto più semplice tenere l'attenzione dei nemici. Non ho idea di come funzionasse prima, non ho mai fatto il tank. Non ho mai fatto il tank in un dungeon, quindi sarà un'esperienza che farò con voi. Va bene, io vi ringrazio, vi ricordo, è scritto a schermo, però vi ricordo che queste live sono sponsorizzate da Square Enix. Vi ricordo, tra l'altro, c'era anche in live il link ogni tanto, che potete provare gratuitamente il gioco fino alla prima espansione, fino a Everworld. Trovate il link, infatti in chat, o comunque lo cercate, è facilissimo, free trial Final Fantasy XIV, qualora siete interessati. E niente, noi ci vediamo sicuramente domenica prossima con Luca Niglio e vediamo un po' di combinare qualcosa. Grazie per il cornetto, grazie per il cornetto, grazie per il santone che è stato lanciato prima sull'Orox, e noi ci vediamo in una prossima live. Grazie ancora a tutti. Ciao!